Buongiorno a tutti, siamo in diretta. Questa è praticamente la seconda puntata di Infrared Passion live streaming. Già una l'abbiamo fatta ieri, oggi praticamente andremo ad affrontare due argomenti abbastanza spinosi. Il discorso praticamente della modifica, ma soprattutto parleremo appunto dei filtri per la fotografia infrarosso, sia quelli a vite sulla lenta che quelli da montare, diciamo le modifiche da fare fisicamente sulla vostra macchina fotografica. Allora, iniziamo dopo aver visto gli argomenti della puntata, innanzitutto a invitarvi, chi non l'avesse già fatto, a iscriversi al nostro gruppo di riferimento per quanto riguarda la fotografia infrarosso, che è Infrared Passion, e trovate praticamente sotto il link, trovate il link per potervi connettere, quindi registrare e seguire praticamente le nostre attività, guardare le foto e quant'altro. Ovviamente vi invito anche a seguire la mia pagina personale, dove ogni giorno, quasi ogni giorno praticamente, carico nuovi contenuti e anche nuove fotografie infrarosso. Questa diretta è multicanale, quindi noi siamo attualmente, sì, in questo momento siamo online sia su Facebook, sul mio canale YouTube, poi ho anche recentemente creato un canale su Twitch, dove in questo momento pure siamo in diretta. E adesso passiamo a parlare degli argomenti che tratteremo oggi. Ho creato praticamente delle slide, perché è importante iniziare un attimino a capire di che cosa stiamo parlando. Sostanzialmente noi stiamo parlando di fotografia infrarosso, che è un tipo di foto che noi andiamo a effettuare con due metodologie. Quella diciamo più classica è quella attraverso una macchina fotografica modificata, che va a catturare tutto quello che noi non riusciamo a percepire, ovvero parliamo dello spettro invisibile. Qua, come voi potete osservare, abbiamo uno schema. Questo schema praticamente che cosa rappresenta? Rappresenta tutte le onde elettromagnetiche sostanzialmente. Quindi, come potete osservare, abbiamo le onde radio, le onde TV. Tra le onde radio e le onde TV ci stanno anche i canali, diciamo le frequenze che riguardano anche la trasmissione dei cellulari 4G, 5G e quant'altro, microonde, l'infrarosso, e poi abbiamo che cosa? Abbiamo la parte che riguarda le frequenze emesse dal sole sostanzialmente. La misurazione viene effettuata in nanometri, quindi praticamente che cosa succede? Noi abbiamo una percezione dei colori che va da 400 nanometri a 700 nanometri. Tutto quello che sta al di sotto di 400 nanometri noi non riusciamo a vederlo, che sarebbe praticamente l'ultravioletto, e tutto quello che sta al di sopra dei 700 nanometri noi non riusciamo a vederlo. Quindi questi diciamo sono i nostri limiti fisici. Il problema qual è? Il problema è che a me è capitato spesso magari di postare delle fotografie infrarosse e sentirmi dire che queste sono delle foto finte, non è la realtà, sono foto che non riguardano assolutamente la natura, sono innaturali, perché non hanno, diciamo, non sanno qual è l'argomento, non sanno di cosa stiamo parlando. In effetti io le foto che faccio, io le faccio con una macchina fotografica, come tutti quanti fanno una foto con una macchina fotografica, lasciando stare quelli che la fanno con i cellulari, ma quelli poi andrebbe fatto un video a parte, quindi non tocchiamo quell'argomento lì. Allora, adesso c'è la prossima slide in cui faccio vedere ancora più chiaramente
abbiamo una suddivisione in tre parti. Questo praticamente è lo spettro luminoso dell'emissione dei raggi solari. E andiamo dall'ultravioletto, vedete qua la luce visibile, vedete il blu, il verde, il giallo, l'arancione, al rosso e poi inizia praticamente l'infrarosso, quello profondo. In genere, quando noi andiamo a fare una modifica a una macchina fotografica, cerchiamo di andare a catturare quello che sta oltre i 700 nanometri. Qui abbiamo un esempio, questa praticamente è una macchina fotografica Canon, una reflex, perché ho intenzione di spiegarvi, nel momento in cui voi decidiate di fare una modifica alla vostra macchina, di tenere conto, diciamo, delle informazioni importanti. Allora, qui che cosa abbiamo? Qui abbiamo una reflex. Allora, come funziona una reflex? La reflex ha il pentaprisma, quindi c'è, come potete vedere qua, c'è uno specchio che si alza e si abbassa e che fa vedere attraverso il mirino ottico, vi fa vedere quello che vede l'obiettivo, va bene? Mentre invece abbiamo qui delle mirrorless. Le mirrorless che cosa hanno, che differenza hanno rispetto alle reflex? Che non hanno il pentaprisma, quindi tutto quello che viene catturato dall'obiettivo viene direttamente trasmesso sul sensore, ok? Naturalmente, per esempio, qui abbiamo una EOS M, questa non so se ha il mirino ottico digitale, però l'EOS R ce l'ha sicuramente. Praticamente la EOS R in questo caso ha un mirino ottico digitale che vi farà vedere esattamente quello che vede il sensore in questo momento. Invece una reflex vi fa vedere quello che vede l'obiettivo, ma quello che vede l'obiettivo però trasmesso attraverso questa serie di specchi. Che cosa vuol dire? Adesso andiamo a spiegare il problema qual è. Quando io vado a fare una modifica su una reflex, ok, se io faccio una modifica di tipo vado a sostituire un vetrino, vado a mettere un vetrino per esempio da 720 nanometri, io quando guarderò nel mirino della mia reflex vedrò il mondo a colori, perché in effetti il filtro è montato direttamente sul sensore. Quindi se voi osservate qua, il nostro occhio andrà a vedere non, diciamo, attraverso il sensore, ma attraverso questa serie di specchi che vanno a trasmettere quello che in quel momento sta vedendo l'obiettivo. Quindi non ho nessun problema se io vado a fare una modifica di questo tipo alla macchina, quindi vado a fare una modifica per esempio da 720 nanometri. Lo stesso discorso vale se vado a montare un vetrino da 680, 590, 550 e così via. Il discorso non cambia, perché comunque io continuerò a vedere il mondo a colore, lo vedrò in infrarosso se io magari attivo il live view, e allora in quel caso vedrò quello che vede il sensore. Questo problema le mirrorless non ce l'hanno. Perché? Perché sostanzialmente io posso effettuare anche una modifica di tipo full spectrum e continuare a vedere quello che vedevo prima senza nessuna differenza, anzi con in aggiunta il fatto che vedrò esattamente quello che vede il sensore, quindi vedrò il mondo in infrarosso. Qual è il discorso delle reflex? Vabbè, ma io posso fare una modifica full spectrum, ovvero posso andare a sostituire il vetrino con uno completamente trasparente e poi vado ad aggiungerci praticamente dei filtri a vite davanti all'obiettivo. Benissimo, questa è una cosa che potete fare tranquillamente. Il problema è che praticamente non perdete la funzionalità del mirino ottico, perché vedrete completamente nero, perché in i filtri diciamo infrarosso sono neri, quindi praticamente perdete la funzionalità. Dovete fotografare in live view. Dovete fotografare in live view sempre se avete una macchina che dispone di questo sistema qua, perché naturalmente in genere chi fa effettuare una modifica a una macchina per poter fare foto infrarosso magari si compra una vecchia macchina che il live view non ce l'ha proprio. Il mio consiglio in questo caso, perché ci sono passato per esperienza personale, è quello di fare una modifica da 720 nanometri e andate tranquilli. Per le mirrorless invece vi potete sbizzarrire, perché potete fare la modifica full spectrum tranquillamente e poi andare a sostituire, a effettuare praticamente la sostituzione soltanto dei filtri davanti
al vostro obiettivo, che sia intercambiabile o meno, perché quelle modifiche possono essere effettuate anche su delle compatte, quindi non devono essere per forza delle mirrorless. Io praticamente adesso vi faccio vedere, ho modificato una Canon Juno X Mark II che adesso vi faccio vedere. Allora, questa è la Canon Juno X Mark II, sostanzialmente il modello Limited Edition con il mirino a pozzetto. Attraverso questo mirino io, oltre a guardare praticamente dentro con l'eye view, posso guardare dentro il mirino e vedere praticamente quello che vede il sensore. Questa potenzialità, la potenzialità di questa macchina è quello che sostanzialmente ha un sensore quasi a PSC, una buona gamma dinamica nonostante non sia una macchina molto recente e ha una tenuta ISO abbastanza buona, che sono due degli aspetti molto importanti quando si va a fare fotografia infrarosso. Perché? Perché il problema è che il discorso della fotografia infrarosso è che quando noi andiamo a catturare quello spettro luminoso, l'irradiazione infrarosso genera tanto rumore sul sensore, questo anche ai minimi, ai livelli di ISO minimi, ok? Quindi che cosa succede? Succede che quando noi andiamo a scattare delle fotografie, dobbiamo scattare queste fotografie impostando la macchina a ISO più basso possibile. Io praticamente per questa macchina ho comprato, perché ho fatto la modifica in full spectrum, ho comprato praticamente, vi faccio vedere, 4 filtri Zomei. Sono costati più o meno una decina di euro ciascuno e hanno praticamente dei tagli diversi. Io adesso ve ne faccio vedere uno, così vi faccio capire qual è il problema quando andate a fare una modifica su una reflex. Se voi osservate, questo è praticamente il 680 ed è quello che fa passare un po' di spettro visibile e qualcosa si vede. Ora vi faccio vedere il 720, che è il classico. Osservate, inizia a essere più scuro, ok? Più scuro per quello che vediamo noi, la macchina ci vede benissimo una volta che abbiamo effettuato la modifica. Questo è importante che voi lo sappiate. Ecco qua, qua abbiamo già l'850 nanometri, ve ne ho parlato ieri. Praticamente l'850 nanometri, già entriamo nell'infrarosso estremo. E cosa vuol dire? Quando noi iniziamo a salire, a tagliare le frequenze in maniera molto più netta, si perdono man mano tutte le informazioni colore. Quindi che cosa succede? Succede che noi, inserendo un filtro da 850 nanometri, andremo praticamente a scattare sostanzialmente in bianco e nero. La stessa cosa vale per il 950 nanometri, anzi ancora peggio, il 950 nanometri siamo quasi ai limiti, siamo praticamente nell'infrarosso estremo. L'infrarosso estremo che in pratica va a creare una fotografia totalmente in bianco e nero con tantissimi dettagli e ecco, cambiamo, mettiamo un attimino questo adesso, così riusciamo a scambiare due chiacchiere più facilmente, visto che ormai vi ho fatto vedere i filtri. Stavo dicendo, con l'850 nanometri e col filtro da 950 nanometri noi riusciamo a fare delle bellissime fotografie bianco e nero con dei dettagli incredibili. Adesso io volevo farvi vedere un attimino di post produzione con il Photoshop e invito tutti quanti
anzi vi chiedo veramente a tutti quanti quelli che magari mi seguono, che vedranno anche questo video in seguito, perché comunque questo video sarà registrato questo video sui vari canali che gestisco. Non so se riuscite a vedermi, perché io qua vedo che c'è qualche problema di connessione, quindi non lo so ragazzi, voi mi riuscite a vedermi? Vediamo un po' se c'è qualcuno che qui mi sta seguendo nella diretta. Vado a controllare un attimo. Ok, sembra di sì, la diretta sta andando. Ok, allora stavo dicendo, adesso io vi farò vedere un po' di post produzione con il Photoshop. Allora, qui abbiamo una fotografia, questa è stata scattata praticamente nel parco, adesso vi dico un attimo. Questa foto è stata scattata nel Parco della Memoria e della Pace a Verbania, a Fondo Toce in pratica. E questo luogo è stato, diciamo, creato a memoria di tutti i partigiani morti durante la guerra, ed è diciamo, un monumento che contiene tanti messaggi importanti per i posteri, ma io adesso non sto qui a raccontarvi questa storia. Io vi racconto soltanto che ci ho tenuto tantissimo andare a visitarlo, perché non c'ero mai stato, quindi ero curioso di vederlo. E allora proprio quel giorno sono andato lì e ho visto che c'era questo cielo molto particolare. Naturalmente io quando esco mi porto sempre una macchina fotografica, perché capitano sempre le occasioni, magari poi voi la macchina non ce l'avete dietro, e allora quando non avete la macchina dietro è un problema, perché alla fine vi ritrovate senza poter andare a immortalare qualcosa che potrebbe essere di vostro interesse. Adesso io vi faccio vedere la fotografia da me post prodotta e quella da cui sono partito. Un'altra cosa che dovete sapere, che penso che sia importante da sapere, è che ogni volta che voi fate una post-produzione, ok, a una fotografia infrarosso, anche se magari il giorno dopo una settimana, prendete lo stesso negativo, non verrà mai uguale, anche perché la post-produzione è una forma d'arte. La post-produzione è qualcosa che cambia anche con il vostro umore, anche con la vostra voglia di vedere uno scatto in maniera particolare, perché si tratta appunto di andare a effettuare dei lavori che possono cambiare e stravolgere totalmente la fotografia infrarosso. Quindi l'importante è che magari chi è alle prime armi debba anche cercarsi uno stile proprio, no? È importante anche poi essere, schematizzarsi e andare a crearsi. Io per esempio mi sono creato delle azioni per iniziare a effettuare già le modifiche di base, e come potete vedere già le modifiche di base io ho fatto lo swap channel. Vi faccio vedere che cosa ho fatto: la miscelazione del canale, ho sistemato le curve, ho messo i valori tonali su auto e poi ho attivato la funzione corrispondenza colori, neutralizza colori. Questi sono i passaggi base. Cioè, voi se osservate questa foto e questa, noterete praticamente una grande differenza, anche per il cielo, che io ho voluto un attimino drammatizzarlo, e anche, diciamo, la parte di sotto. Adesso iniziamo a fare qualche modifica a questa foto. Spero che mi stiate sentendo. Io il microfono lo vedo attivo. Ok, perfetto. Allora, iniziamo con la modifica, quella che mi piace di più. Iniziamo a
andare un attimino a vedere in camera RAW com'è la situazione. Ho aperto il plugin camera RAW e abbiamo una sovraesposizione alle nuvole. Andiamo un attimino ad abbassare le luci, ok? Dopodiché andiamo a aumentare la vividezza. Come vedete, già ha cambiato. Adesso andiamo a aumentare un po' la chiarezza. Abbassiamo un attimino le luci. Ok, andiamo su ok. E già, come vedete, ci stiamo un attimino avvicinando al risultato finale. Ok, questo è il risultato finale e questa è la foto che io sto lavorando. Qua, come potete vedere, per esempio nella foto manca quel poco di pezzettino di albero che qua c'è, perché l'avevo eliminato, e lo andiamo a eliminare anche qua. Adesso cosa facciamo? Ci andiamo ad aprire le Nik Collection. Io del Nik Collection ve ne ho parlato ieri. Io utilizzo, quando faccio la post produzione, utilizzo due plugin. Utilizzo le Nik Collection, quelle originali di Google, la versione 1.2, che all'epoca era gratuita, anche se adesso ci sono le 3.0 a pagamento, però sinceramente non c'è grande differenza. Ho avuto modo di provarle, la versione 3.0 a pagamento, ma non ho visto grandi differenze. Quindi è possibile, tra l'altro, installare su Photoshop anche la vecchia versione 1.2. L'unico problema, che vi farò vedere in seguito, l'unico bug è che bisogna ripetere due volte l'operazione di conferma quando andiamo ad applicare sostanzialmente un effetto con le Nik Collection. E utilizzo anche il TM Panel Tonality Mask, che è un bellissimo plugin che io utilizzo praticamente sempre ed ha una enormità di funzioni. Tra l'altro, la funzione che io adoro di più, appunto, è quella che mi permette di andare a selezionare in maniera molto precisa determinate tonalità e andare a lavorare su quella tonalità, creandomi una maschera di livello su quella tonalità. Se io, per esempio, voglio andare a modificare, ok, facciamo l'esempio più classico per la fotografia, infrarosso, quando io voglio andare a modificare il colore di un albero, i colori praticamente dell'erba, posso farlo con questo plugin qua, andando a selezionare l'erba, la tonalità dell'erba o la tonalità degli alberi, e andare praticamente a cambiare attraverso la saturazione e la funzione saturazione e il colore degli alberi. Quindi evitate chi magari vorrebbe andare a colorare l'alberello con la funzione del pennarello, altre cose strane, con questo plugin, che tra l'altro, se andate sul sito TM Panel, c'è anche la versione gratuita. La versione gratuita, la versione base, vi permette anche di fare, di ottemperare a queste funzionalità. Ma torniamo a noi, andiamo un attimino a utilizzare il Vivezza, che è uno dei plugin che io preferisco, e iniziamo a dare un 50. Un attimino che prendo la tastiera, perché l'avevo spostata prima per farvi vedere i filtri. Andiamo a mettere 50 e poi andiamo a crearci un punto di controllo sul cielo. Punto di controllo sul cielo, e a questo punto andiamo ad aumentare in maniera settoriale il cielo. Io avevo anche aumentato leggermente la saturazione, e avevo un attimino cambiato la temperatura. Naturalmente io adesso, come vi ho detto prima, non riuscirò mai a fare la foto uguale, però cercherò di avvicinarmi il più possibile in modo da farvi vedere. Ecco il bug: io praticamente adesso ho dato ok, però non mi ha fatto nulla, praticamente la foto è rimasta uguale. Devo andare io a ricliccare sul filtro e cliccare sulla prima voce. A questo punto lui applicherà il filtro. In questo momento sta applicando il filtro. Un attimo, ecco qua, il filtro è applicato. Adesso vado io ad applicare un effetto di TM Panel per quanto riguarda
vado praticamente a neutralizzare la parte scura della foto, che è la parte bassa, vedete? Poi vado, faccio unisci. Unisci gli visibili, ok. Adesso mi vado a aumentare su Camera Raw. Passiamo le luci. Andiamo a riaumentare la nitidezza, la vividezza, scusate. Così torniamo a dare un altro po' di colore anche alla parte bassa. E questa praticamente è la foto finale. Naturalmente è un po' differente, anche perché io sulla foto sottostante ci ho lavorato molto di più, ci ho lavorato un quarto d'ora, qui sono praticamente 2-3 minuti. Però è giusto per farvi capire, anche far vedere che non sempre, cioè non verranno mai le foto post prodotte, lo stesso negativo non verrà mai uguale. Io volevo un attimino parlarvi anche del network che gestisco. Allora, il gruppo Infrared Passion fa parte del Domed Photo Network. Di che cosa stiamo parlando? Il Domed Photo Network è un network fotografico a 360 gradi che contiene praticamente all'interno tutte le principali community più conosciute che ci sono qui in Italia, quindi il Canon Club, il Nikon, Fuji, Pentax, Sony, e più abbiamo una miriade di gruppi su Facebook, multi brand e anche dedicate a determinati argomenti, per esempio monocromaticamente dedicato alla fotografia in bianco e nero. Io adesso volevo invece tornare un attimino a parlare dei filtri, e volevo darvi delle dritte. Allora, io vi ho fatto vedere prima che io ho acquistato dei filtri. Possiamo noi acquistare diverse tipologie di filtri. I filtri che noi possiamo andare ad acquistare sono gli Zomei, che sono quelli più economici, che secondo me comunque vanno benissimo. Tra l'altro io qua ho selezionato il 77 mm addirittura, da 720 nanometri, e parliamo di 29 euro, 30 euro circa. Se andiamo a vedere l'analogo dell'Oya, che comunque gli Oya sono i top, siamo a 72 euro, quindi la differenza c'è. Ci sono anche i filtri Colari, addirittura qua Colari mette a disposizione l'intero kit, tutti i tagli possibili e immaginabili, quelli che vi servono, vedete qui, fino all'850 nanometri per circa 300 euro, quindi acquistando il kit completo. Però anche Colari è quella che sono tra i più costosi. Comunque io vi consiglio di, se volete iniziare, se poi volete andare a sperimentare, potete andare anche ad acquistare quelli più costosi se questi non vi soddisfano. Io vi posso dire che li uso e mi soddisfano, per me vanno benissimo. Io volevo anche un attimino parlarvi quanto riguarda l'effettuazione delle modifiche. Quindi noi abbiamo due possibilità, io ne avevo parlato all'inizio del video. Possiamo anche scattare senza fare alcune modifiche alle nostre macchine fotografiche, ok? Comprando dei filtri, montandoli sul lente, però dotandosi di cavalletto, e fare un'esposizione di circa 30 secondi. Perché questo? Perché con il discorso che c'è il filtro davanti al sensore, c'è questo famoso vetrino che andrebbe rimosso, c'è necessità di avere dei tempi di scatto molto più lungo per riuscire a catturare l'infrarosso e avere una foto che sia abbastanza decente da post produrre. Nel caso in cui decidiate di effettuare delle modifiche alla vostra macchina fotografica, dovete sapere delle cose importanti.
Una delle cose che dovete sapere è quella che nel momento in cui andate a fare una modifica di questo tipo alla vostra macchina fotografica, se è in garanzia, la garanzia decade, a meno che, per esempio, nel caso di Canon, no? Se voi andate in un centro assistenza ufficiale Canon e fate la modifica full spectrum, comunque loro fanno una modifica certificata e quindi siete sicuri che la vostra macchina non perderà la garanzia. Però tenete conto che dovete andare in un centro ufficiale Canon e vi lasceranno l'attestato, diciamo, delle ore effettuate, e non, la garanzia non decade per quanto riguarda la modifica full spectrum. Altrimenti potete rivolgervi, nel caso in cui praticamente avete comprato una vecchia macchina in cui la garanzia praticamente ormai è andata via da anni, potete andare in qualunque altro centro assistenza. Io ovviamente vi sconsiglio di armarvi voi, a meno che non siate degli elettrotecnici esperti che smontate apparecchiature elettroniche, quindi è il vostro pane quotidiano, e vi consiglio di evitare, perché in primis perché romperete sicuramente, farete danni, e quindi alla fine la macchina sarà inutilizzabile. Anche perché poi, dopo che si effettua la modifica, dovete sapere che cambia la messa al fuoco sul piano focale, perché l'irradiazione infrarossa mette a fuoco in maniera diversa rispetto allo spettro visibile. Quindi tenete conto che andare a fare una modifica del genere è necessario poi ritarare la macchina, ritarare la messa a fuoco. Infatti quando voi andate a contattare un centro assistenza, la prima cosa che vi dicono, se dovete fare una modifica da, che ne so, da 720 nanometri, vi dicono che obiettivi usate, se usate dei grandangolari, dei medio tele e così via, di modo che loro cercano di ottimizzare il più possibile e sistemare la messa a fuoco sul piano focale. Ci sono tanti centri assistenza, io adesso non voglio, diciamo, tirare più uno piuttosto che per un altro. Io vi posso dire, nel caso che abbiate una macchina fotografica ormai fuori garanzia, abbiamo qui, ad esempio, nel caso, aspettate un attimino, abbiamo il centro assistenza di Roma CSA, che fa le modifiche infrarosso per quanto riguarda le macchine Nikon. Poi abbiamo astrohobby.it, qui un altro centro specializzato, in particolare anche per le Canon, dove potete andare a portare la vostra macchina. Tra l'altro, questo centro vi permette anche di scegliere, di decidere che tipo di filtri andare a montare. Loro montano, se non erro, montano anche l'ultimo arrivato, ve ne avevo parlato nel video precedente, che praticamente è un filtro infrarosso che, a differenza di un filtro infrarosso da 700, un vetrino infrarosso da 720 nanometri, questo fa passare lo spettro che riguarda il colore blu. Quindi alla fine non dovete andare a effettuare lo swap channel, non andando a dover andare a lavorare, quindi vi trovate una foto quasi quasi pronta senza aver bisogno di andare a fare molti molti lavori di post produzione, che poi dipende anche dai vostri gusti. Quindi la post produzione è la parte creativa, perché nella fotografia infrarossa la post produzione io la vedo come la parte creativa, quella che andiamo noi a sviluppare lo scatto in base ai nostri gusti. Quindi dovete magari, se non l'avete già fatto o se magari già scattate da tanto tempo, crearvi voi il vostro stile, va bene? Non cercate di imitare altri, perché ognuno si crea il suo stile, si crea il suo stile in base a quello che piace a lui. Perché, per esempio, anche le mie foto, no? Io prima ho fatto vedere le mie foto magari hanno un mio stile, però questo stile magari non è detto che chi inizia a fare questo tipo di fotografia debba seguire il mio stile o debba andare a seguire lo stile di un'altra persona. Tornando al discorso delle modifiche, abbiamo un zoom service dove io mi sono rivolto più volte. Fino ad adesso ho fatto modificare 3 macchine fotografiche da zoom service. È un centro assistenza di Bologna che tra l'altro riesce a fare una ritaratura fina della messa a fuoco, quindi sia alle minime focali che tele, praticamente fa una messa a fuoco perfetta.
in genere molta gente assistenza magari vi dicono dopo la modifica devi chiudere il diaframma di più perché così sei sicuro che metta a fuoco. Io addirittura con le macchine che ho fatto modificare qui riesco a scattare anche a f2.8 con la messa a fuoco praticamente perfetta. Addirittura abbiamo anche un sito straniero che vende le macchine nuove e le modifica lei stessa, oppure si possono spedire le macchine e farle modificare, e si chiama LifePixel, che è un sito molto molto famoso, e comunque ci sono all'interno, c'è un blog, ci sono tanti contenuti che io vi invito a visionare perché è veramente un pozzo di conoscenza questo sito. E poi abbiamo il famosissimo Adriano Lolli, che per quanto riguarda astronomia, ingegneria ottica, è veramente una persona preparatissima. Quindi se voi decidete di affidare la vostra macchina per effettuare la modifica a questo signore qua, state sicuri che farà sicuramente un ottimo lavoro. Un altro centro assistenza, che è un Camera Service Italia di Napoli, fanno anche loro le modifiche infrarosso full spectrum. E poi c'è anche un altro negozio che si chiama Il Laboratorio, che fanno anche loro questo tipo di attività. Comunque voi fatevi un giro di telefonate, chiedete i preventivi, chiedete informazioni se loro fanno la taratura fine della messa a fuoco, insomma accertatevi un attimino che il lavoro venga fatto come si deve. I costi ho visto recentemente, dopo essermi sentito con degli amici sui social, su Facebook in particolare, sono un attimino lievitati. Io ho visto le ultime modifiche che ho fatto fare io, per esempio questa Canon G1 X Mark II, ho speso intorno a 100-120 euro mi sembra, e la Reflex ho speso intorno a 150 euro, addirittura adesso si parla di 200 euro, quindi andando a farvi un giro di telefonate più o meno hanno fatto cartello tutti quanti, vi chiederanno 200, 210, 220 euro, quindi si sono allineati, quindi a chiunque telefonate i prezzi sono quelli, almeno io è quello che io ho saputo, però sarei curioso anche di verificarlo personalmente facendomi a sto punto io un giro di telefonate e chiedere se effettivamente è così. Io volevo un attimino parlarvi del mio libro. Io praticamente ho realizzato un libro sulla una guida pratica, più che un libro, perché un libro è un discorso, parliamo di libri 200-300-400 pagine. Questa è una guida pratica che sostanzialmente saranno una sessantina di pagine, all'interno delle quali io vado ad affrontare tutte le argomentazioni che noi andremo a trattare nei video che io pubblicherò con cadenza quasi quotidiana, affrontando e approfondendo i vari argomenti che vanno praticamente dalla post-produzione al tipo di obiettivo. Parleremo anche dei vari obiettivi e le varie problematiche, dallo scatto alla post-produzione, quindi affronteremo addirittura nella post-produzione. Io metterò anche i singoli parametri, gli screenshot, in questo libro c'è scritto e c'è veramente tutto, quindi acquistando questo libro qua riuscirete veramente a effettuare delle fotografie. Tra l'altro è stato bestseller per 3 settimane circa tra i libri più venduti su Amazon, quindi ha raggiunto un determinato successo. Io ringrazio tutti quanti coloro che lo hanno acquistato. A questo punto ho dimenticato di farvi vedere il libro, scusate. Eccolo qua. Non avevo cambiato schermata, scusate. Questo qua praticamente è su amazon.it. Basta che scrivete praticamente fotografie infrarosso, esce lui. Se siete interessati, se avete addirittura il Kindle, il formato Kindle, costa praticamente gratuito, Kindle Unlimited, si può scaricare gratuitamente. Io, essendo questo il secondo video, io sono ancora a livello sperimentale, quindi abbiate pietà di me, perché sto facendo un lavoro veramente sto imparando un attimino a capire un po' come funzionano i meccanismi. Qua vi faccio vedere addirittura. Abbiamo tre telecamere con inquadrature diverse in base al tipo di lavoro che devo fare, quindi è un attimino
un attimino complicato, quindi devo un attimino prenderci la mano, quindi non me ne vogliate. E adesso vi do i saluti finali, però prima volevo ecco, allora vi do praticamente i saluti finali. Io vi ringrazio che mi avete seguito, scusate un po' di disguidi che ci sono stati durante la diretta, e probabilmente ci rivedremo domenica o lunedì. Domani praticamente non ci sarà nessuna diretta, quindi io cercherò di farla nel pomeriggio, e ancora devo un attimino organizzarmi con gli orari, anche per vedere un po' le persone, gli orari che preferiscono. Cercherò un attimino di fare dei sondaggi e capire più o meno le ore che preferiscono per collegarsi. Io vi ringrazio e ci vediamo domenica o lunedì, sempre di pomeriggio. Grazie a tutti e alla prossima.